Questa settimana è appena avvenuto l'halving di Bitcoin. Io ci ho già fatto alcuni video, quindi se volete andare ad approfondire vi lascio tutte le risorse qui sotto in descrizione. In ogni caso, con questo evento l'interesse per il Bitcoin è nuovamente salito alle stelle e tantissime persone si stanno chiedendo come comprarlo in modo rapido, sicuro ed economico. Dato che nel mondo delle cripto bisogna stare abbastanza attenti su quello che si fa perché le truffe sono dietro l'angolo, oggi vi voglio far vedere un paio di applicazioni utili ed interessanti per acquistare Bitcoin in modo rapido e sicuro, utili soprattutto a chi si approccia a questo mondo. Prima di iniziare però ci tengo a sottolineare che io non sono un consulente finanziario e prima di fare ogni spostamento ognuno dovrebbe fare le proprie considerazioni. Per questo, prima di fare ogni movimento, vi invito ad approfondire magari anche con le risorse che vi lascio qui sotto in descrizione. Chiarito questo, il primo servizio che mi sento di menzionare in quanto a semplicità e velocità è Conio. Basta semplicemente scaricare l'applicazione, poi se volete il link per scaricarla gratuitamente lo trovate qui sotto in descrizione e quell'applicazione ha già tutto dentro, ora vi faccio vedere. Entriamo nell'applicazione, ovviamente mettiamo il PIN. Dopo aver verificato il conto e aperto il vostro portafoglio, è tutto gratuito, vi troverete in questa schermata. Per andare a comprare Bitcoin basta semplicemente andare nella schermata Market, schiacciare il tasto Buy, dire l'importo che si vuole comprare di Bitcoin, supponiamo 50 euro, vi farà il calcolo di quanti Bitcoin state comprando, avanti, aggiungere la vostra carta. Io l'aggiungo così facciamo subito l'esempio. Aggiunta la carta, nella schermata ci dice tutto, quanti bitcoin stiamo comprando, qual è il valore di questi bitcoin, stiamo comprando 50 euro, quali sono le commissioni e qual è il valore del bitcoin in questo momento. Dopodiché si schiaccia il tasto compra, ci metterà un istante. Ora ci fa fare la verifica di sicurezza della nostra carta, inserito il codice di conferma, schiacciamo continua ed eccoci qui, abbiamo acquistato 0,0055 bitcoin. Se vogliamo possiamo comprarli di nuovo, altrimenti li troviamo qui nel nostro portafoglio e qui abbiamo i nostri bitcoin. Molto semplice, molto veloce, penso che sia l'esperienza più intuitiva di tutti. Oltretutto la commissione è all'1,25%, che è la più bassa di tutte per l'acquisto di bitcoin con carta. Poi volendo su Conio c'è anche la funzionalità di comprare bitcoin con bonifico ricorrente, ma se volete di questo ne andiamo a parlare in un altro video. Poi, come avete visto, dopo l'acquisto i bitcoin vengono recapitati in un nostro portafoglio direttamente all'interno dell'applicazione. Lì possiamo tranquillamente inviarli ad un altro portafoglio, riceverli da un altro portafoglio o se vogliamo possiamo anche spenderli. E tutti i portafogli hanno un sistema di sicurezza a tre firme con blocco e recupero in caso di furto del cellulare. Quindi dal punto di vista della sicurezza potete stare tranquilli. Poi comunque qui sotto, se volete andare ad approfondire, vi lascio anche qualche risorsa dove è spiegato come funziona tutto questo meccanismo. Poi una cosa super interessante di Conio è che sono da poco già integrati con Hype. Quindi chiunque ha un conto o una carta con Hype ha già un wallet Conio all'interno della sua applicazione. Anche qui vi faccio vedere brevemente. Allora, andiamo nell'applicazione di Hype. Ok, siamo qui, andiamo su menu, Bitcoin, e qui abbiamo il nostro portafoglio che è gestito da Conio. Ovviamente la grafica è ottimizzata ad Hype per dare una sorta di continuità con l'applicazione di Hype. Qui basta semplicemente schiacciare compra. Vogliamo comprare 50 euro, ci calcola quanti bitcoin ci daranno per questi 50 euro, prosegui, ci dice tutto quello che dobbiamo sapere, la commissione eccetera, schiacciamo compra, bitcoin acquistati correttamente, non ho dovuto nemmeno aggiungere una carta perché i soldi sono stati direttamente presi dal mio conto su Hype. Ora torna al portafoglio e qui abbiamo il nostro portafoglio, lì in alto ho 0,0054 bitcoin. Se non avete ancora una carta o un conto Hype ma siete interessati, qui sotto in descrizione se volete vi lascio il mio link e codice invita un amico, tramite il quale potete avere 10 euro gratis e se volete poi potete utilizzare quei 10 euro per comprare i vostri primi bitcoin. Ora passiamo al secondo servizio che io reputo di infinito valore per i neofiti e per chi si sta approcciando al bitcoin. Si chiama Coinbase e qui oltre al bitcoin si possono acquistare tantissime altre criptovalute. Qui la commissione è all'1,49% se si depositano i soldi con un bonifico, mentre una cosa da notare è che la commissione per acquisto con carta è al 3,99%, quindi magari io eviterei di acquistare con carta qui. Anche qui l'esperienza utente è semplicissima e molto intuitiva, vi faccio vedere brevemente. Questa è l'applicazione,
Qui abbiamo tutte le criptovalute che possiamo acquistare, andiamo su Bitcoin, schiacciamo trade, vogliamo comprare, schiacciamo compra, scriviamo quanto vogliamo comprare e dopodiché compriamo. Molto molto semplice ed intuitiva. Se siete interessati a Coinbase, qui sotto in descrizione vi lascio il mio link invita un amico alla loro piattaforma, tramite il quale potete ottenere 10 euro bonus. Ed io vi ringrazio perché fate ottenere 10 euro bonus anche a me. Una cosa da specificare su Coinbase è che i Bitcoin che comprate rimangono all'interno dell'exchange. Quindi non sono in un portafoglio, in un wallet di vostra diretta proprietà, ma sono in un portafoglio di proprietà di Coinbase, che comunque è molto sicuro ed in ogni caso Coinbase non può toccare i vostri fondi all'interno di quel portafoglio. Però se li volete custodire con più cura, una cosa sensata sarebbe spostarli in un mobile, online, hard o paper wallet. Ma qui il discorso si complica e usciamo dal tema principale del video. Però se volete che io faccia un video a tema come custodire Bitcoin, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e mi metto a scriverlo. Facendo il paragone con Coinbase Standard, la figata e semplicità di Conio è che quando acquistate Bitcoin, ciò che acquistate vi viene direttamente spostato in un vostro portafoglio all'interno dell'app, come avete visto prima. Uno spunto e un altro tema che possiamo approfondire da qui è portafoglio centralizzato versus portafoglio decentralizzato, ma sono altre cose, sono altri approfondimenti che se volete possiamo andare a fare. Ora, l'ultima cosa che c'è da dire è che esistono altri servizi un po' più complicati dove si riesce ad andare a risparmiare qualcosina di commissioni. Io per esempio per comprare Bitcoin normalmente uso Coinbase Pro, che è l'evoluzione di Coinbase Standard. Poi in realtà di servizi interessanti un po' più complicati dove si va a risparmiare qualcosina ce ne sono molti altri, come per esempio Kraken o Binance. Se volete ditemelo e possiamo tranquillamente approfondirli. Però reputo che chi ha i primi passi nel mondo dei Bitcoin o comunque vuole fare tutto semplicemente e rapidamente, almeno inizialmente dovrebbe focalizzarsi sui due servizi che ho menzionato qui oggi, per poi magari approfondire e dedicarci un po' più di tempo e magari in futuro passare ad altro. Detto questo, ditemi cosa volete che io approfondisca prima. Se questo video è stato utile vi invito a lasciare un mi piace perché potrebbe aiutarmi e supportarmi moltissimo, ed oltretutto vi invito ad iscrivervi al mio canale se non volete perdervi tutti i futuri video. Detto questo, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!